sullo stretto di Messina c'è bisogno di fare il ponte. Dobbiamo facilitare la mobilità tra il continente e l'isola, ma soprattutto dobbiamo rendere ai cittadini italiani, non soltanto ai calabresi, non soltanto ai siciliani, l'immagine di un paese che è in grado di e ha voglia di costruire e di progettare un futuro migliore. Mentre per quello che riguarda gli interventi del governo, per tutte quelle categorie che sono fuori dagli aiuti di Stato, che in questo momento sono in sofferenza, ci vuole anche lì un piano straordinario. Non bastano i ristori, l'abbiamo già visto, non bastano i sostegni, ma va fatta una importantissima vaccinazione di massa prima di qualsiasi altra cosa, perché solo da quel momento in poi saremo in grado di far ripartire il paese, anche ridando ai lavoratori del settore turistico, ai lavoratori dei settori stagionali, la loro dignità del lavoro. Sui sostegni col governo Musumeci abbiamo recentemente incontrato il ministro Carfagna, il ministro della coesione del Sud, e concordato una riprogrammazione per almeno 250 milioni di euro dei fondi extraregionali che sia destinata ai sostegni a chi è morso in modo più duro dalla crisi e soprattutto da coloro che non rientrano nelle provvidenze del governo nazionale, perché sarebbe assurdo duplicare interventi quando invece c'è tanta gente che ancora non ha ricevuto nulla. Quindi stiamo analizzando d'intesa con le associazioni di categoria, con le associazioni datoriali, le soluzioni che però vanno adottate nel più breve tempo possibile per raggiungere chi è rimasto indietro, chi subisce il morso della crisi in termini più pesanti.